sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali. Io aspetto ancora te da sempre con i capelli grigi e con le rughe, il viso rigato dal pianto, dolce musica ancora sento le risate dei nostri bimbi. In silenzio senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore, ci accompagna la melodia, ci vediamo del tuo ritorno, continuo ad amarti in silenzio. Senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore. Amo mio dolce ed unico amore. Siamo anche allettati da un sottofondo musicale, non ci raffresca, però ci stiene da lì. Vai. Allora io saluto tutti e a proposito della signora Tiberi debbo a lei le scuse perché nei lunghi suoi viaggi e nelle sue esperienze poetiche io non ho mai potuto accettare i suoi inviti. Erano inviti fraterni, inviti di cultura. La salute, l'età, gli impegni. Oggi, per esempio, io vengo qui in questa maniera proprio per il rispetto a questo contesto culturale. Io
così mi trovo un po' spiazzato, perché non pensavo che in questo contesto ci fosse tanta bella gente con altrettante opere che vedo dappertutto. Ma oggi io sono chiamato qui come relatore, ma pensavo che il mio riferimento fosse non plurale a tutti voi, per cui mi inchino alla vostra presenza, alle vostre specialità, ma volevo tessere, proprio perché come pittore, volevo tessere un ritratto, una traccia alla signora Tiberi. Ripeto ancora, io mi scuso per tutte le manchevolezze ai suoi incalzanti inviti. Oggi ci sono. Grazie. La signora Tiberi, non so se tutti lo sanno, scende in una profonda depressione per la morte del papà. Questo io lo so perché la conosco da tanto tempo. Come si risolve? Come resuscita da questi sentimenti così forti, così? Dicono che la morte di un figliolo sia il dolore più duro per un papà, ma per una figlia la cui sensibilità, va bene, una sensibilità poetica della signora Tiberi, è stata una cosa molto forte e l'ha scossa profondamente. Ecco, volevo segnalarvi che lei è risalita da questo dolore e la ricordo con i primi passi delle sue composizioni poetiche. Mi ricordo una volta, non so se ti ricordi, io ti dissi: ma come mai questo incedere con quel rincorso metrico di amore con cuore? E quasi quasi sembrava un rimprovero. Ma oggi devo rivedere questa battuta che io ho fatto. Oggi vi devo dire, da un'analisi personale che ho fatto, che la poesia appartiene ad anime sensibili. La poesia è sentire, la poesia è ricercare, la poesia è accorgersi delle bellezze del creato. San Francesco addirittura, laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, per il fuoco, per l'acqua, per tutto, tutto quanto è magnifico, tutto quanto è bello. La poesia ha dei soggetti? No. Leopardi scrive del passero solitario. Prévert, che soffre la sua giovinezza nella guerra, a un certo punto parla a Barbara, ricorda di Barbara, dice: io ti ho incontrato a Rue de Sion, ma che coglionata la guerra, Barbara. Ecco, questo per sottolineare. I poeti si sono mossi in tutte le direzioni. Ripeto, oggi vedo che essere semplici, entrare in un'analisi introspettiva, rivedere, gustare le bellezze che ci circondano, vuol dire essere poeti. Il poeta è un cercatore di nettare, perdonatemi la similitudine, ma calza meravigliosamente. La poesia è dolcissima cosa. Il nettare è la ricerca di queste sensazioni che sono dentro e che l'anima prova a suggerire e a proporre sulla carta. L'ape è un indice meraviglioso. L'ape va di fiore in fiore a prendere il nettare per produrre il dolcissimo miele. Ecco, questo è il poeta. La signora Tiberi, i poeti che sono qui, quelli che scrivono, quelli che dipingono, perché anche loro per dipingere devono avere un'anima sensibile, devono avere delle facoltà che non sono di tutti. Oggi nel mio piccolo mi sono trovato un po' spiazzato, ripeto, perché ero molto occupato in chiesa. Ho portato una cartella, se mi fate la gentilezza, li trovo lì sul banco. È un omaggio, un semplicissimo omaggio che io ho fatto. E lo faccio anche a nome vostro. Rose rosse per la poetessa Angela Tiberi. Grazie.
Bellissimo. Ecco. Vi chiedo scusa se io mi sono fermato solo su questo profilo, perché con la poetessa Tiberi io avevo un debito da pagare. Ecco, penso che oggi io questo debito in un certo qual modo serve a farmi perdonare e tutte le volte che non ho partecipato ai ripetuti inviti che mi ha sempre fatto. La ringrazio. Ringrazio voi. Io ringrazio te di questo magnifico dono, ma l'ho sempre compreso perché avevi il tuo caro fratello a cui dare amore, che ne aveva bisogno. E oggi voglio ricordarlo insieme a te, ma anche a tutti, come anche il figlio di Margherita Celone, mamma e papà, che aveva un unico figlio e che non c'è più. Oggi sono ricordi indimenticabili, tutti noi dobbiamo ricordare tutti gli italiani che hanno sofferto non solo nel lockdown, nella guerra, in tutto. Quindi non dimentichiamo nessuno del passato, del presente. È un invito ad amarci di più per il futuro e nel presente. Grazie. Io vi chiedo scusa, purtroppo devo andare a casa perché ho le medicine da prendere io. Un applauso. Avrei voluto e con che cuore leggere qualche poesia della signora Tiberi, di altri poeti. Non lo posso fare perché la mia vista non mi concede più di leggere. Quello che desidero questa sera è che ognuno di noi porta una voce, anche un saluto, un qualcosa, tutti ci dobbiamo sentire. Grazie.